adesso cercheremo di inoltrarci sempre di più nel tema della serata e lo faremo con lo psicoterapeuta Luca Bordisso e con Stefania Colonna, pittrice e insegnante. E niente, io ci tenevo soltanto a dirvi che prima, parlando con Stefania, mi ha detto di quanto sia importante e bello per lei essere un'insegnante, quindi niente, volevo farlo presente. Adesso lascio la parola a Luca e a Stefania. Buonasera a tutti. Allora, quando sono stata chiamata per partecipare, intervenire in questa serata dedicata al creare, la prima domanda che mi sono fatta è quale opera portare per parlarvi del mio processo creativo. Quando dico mio è perché il processo creativo è sempre diverso in ogni persona che crea, al di là del tipo di creazione, possa essere pittorica, grafica, fotografica, eccetera. In questo caso io ho portato un'opera grafica, il motivo lo spiegherò tra poco. È un'opera che forse molti di voi, no, non dico molti, però alcuni di voi se hanno partecipato, sono andati a visitare la mostra dedicata alla memoria 2 anni fa, è già stata esposta e si intitola Il filo della memoria, I27003. Si intitola I27003 perché è dedicata a un uomo che è tuttora assolutamente ancora vivo, anche se ha una certa età, e si chiama Thomas Gewe. Questo è stato una persona nel 1943, a soli 13 anni, deportato nei campi di concentramento. A 13 anni all'epoca, molti di voi come ricordano, venivano uccisi i ragazzini di quell'età, però la natura aveva voluto che lui dimostrasse più di quell'età ed è stato mandato ai campi di lavoro, per cui è riuscito a sopravvivere. Dopo 2 anni è stato liberato e non ha mai raccontato con le parole quello che è stata la sua esperienza molto dolorosa, ma l'ha fatto attraverso i disegni, ovvero ha realizzato 75 disegni abbastanza piccoli sul retro di alcuni documenti dell'SS. Questi disegni mi hanno toccato profondamente e un invito anche per voi ad andare a leggere, a ricordare questo libro che si intitola Qui non ci sono più bambini di Thomas Gewe, e quindi ho omaggiato quest'uomo che mi ha colpito particolarmente perché ha utilizzato un mezzo che io conosco molto bene, quello del disegno, e che quindi è diventato nel suo caso l'unico mezzo possibile per poter diventare il mezzo capace di raccontare qualcosa che doveva essere indelebile nella memoria, non soltanto sua ma anche quella per gli altri. Il disegno può fare questo. Per me creare è un processo in divenire. Per divenire intendo un processo che continua a trasformarsi, si cambia continuamente, ed è un modo per me di dare forma ai miei vissuti, alle mie esperienze, alle emozioni. Purtroppo è triste da dire, ma è verissimo, nell'arte sovente ci si appropria del dolore altrui. Quindi non sempre sono esperienze che uno ha fatto in modo diretto, ma che coinvolgono, magari per sentito, per racconti, e attraverso quindi quello che ne nascono di emozioni, viene poi ripreso questo dolore per essere raccontato in una forma differente. Questo lavoro appunto rappresenta in alto un cervello, in basso sostenuto tra le mani un cuore. Sono realizzati in modo anatomico, come le vecchie tavole anatomiche, e questo proprio a ricordare di come vengono poi trattati appunto questi uomini deportati in modo molto crudele, quindi il fatto di porre nelle mani un cuore vero e proprio reciso, e sono unite, se potete osservare, ecco, c'è un filo sottilissimo che avvolge il cervello, va ad avvolgersi anche attorno alla testa della bambina per poi arrivare fino al cuore. Questo per ricordare che non dobbiamo mai scindere sentimenti che sono ovviamente rappresentati dal cuore a quello che sono poi la ragione, le scelte che risiedono appunto nel cervello. È un filo che comunque avvolge anche il volto, un volto che ha occhi chiusi, questo a ricordare che purtroppo nella storia, lo siamo ancora oggi, lo vediamo, come sovente si chiudono gli occhi di fronte a certi eventi, quasi come a non voler ricordare, non voler imprimersi. Dicevo prima, creare per me è appunto un processo del cambiamento. Quando con Luca ci siamo trovati qualche sera fa a parlare di questa serata, gli spiegavo che non si può pensare di arrivare un pomeriggio, sedersi davanti al tavolo e decidere di iniziare a creare. Non nasce così la creazione.
Nasce da un'idea che magari arriva in un momento impensabile, magari a fare la spesa, piuttosto che leggendo una frase particolare su di un libro o una parola sentita in un cortile. Ecco, può nascere proprio nei momenti più strani, senza essere ricercato, ma quello che nasce è una piccola idea che resta a livello appunto solo sotto forma mentale e va a maturare nel corso del tempo, a volte ci vogliono anche settimane, per poi diventare una forma sempre più grande, iniziare a prendere proprio una forma che ha l'esigenza poi di diventare anche grafica. E quindi arriva quella fase, la prima fase di lavoro creativo, e quindi si inizia a creare a testa bassa, come si dice, non si ascolta nessun altro. E quando mi chiedono se ascolto anche musica, beh, può anche capitare, però non la sento. Nel momento in cui lavoro non sento niente. E quindi sono dedicata completamente a quello che sto facendo, per poi arrivare a dare quindi forma a quello che era solo un'idea mentale. Arriva poi una seconda fase in cui da creatore si diventa anche spettatori. Che cosa vuol dire? Che nasce l'esigenza, anzi è assolutamente necessario, andare a osservare il proprio lavoro, perché se questo lavoro non va bene, ci sono elementi dissonanti, c'è bisogno quindi di osservare proprio come quando voi osservate all'interno di una mostra dei quadri. Quindi prima gli artisti prima osservano il proprio lavoro, in quella fase lì non si è mai soddisfatti, assolutamente. Quindi si osserva, io in un momento lo guardo allo specchio, lo sanno le mie allieve alunni 3, che è una cosa che ricordo sempre, vedere allo specchio, fa notare gli errori in modo differente, faceva già il grande Leonardo. Osservare quindi allo specchio e trovare quello che non piace, che non è ancora a posto. E soprattutto in questa fase è importante capire, e non è soltanto una cosa importante per il campo artistico, è che a questo momento, da questo momento in poi iniziano dei cambiamenti, sono fondamentali, quindi accettare il cambiamento, la trasformazione, come qualcosa non di problematico, ma anzi qualcosa che aiuta a migliorare sempre il proprio lavoro. Quindi è cercare di migliorarsi, che poi alla fine il lavoro soddisfi completamente non è quello che è importante. È il processo, il cercare di accettare quello che è il cambiamento, che fa parte assolutamente dell'opera, come nella vita, e quindi andare a migliorare quello che sono quegli elementi che non sono ancora assonanti tra loro. In questo caso io ho lavorato graficamente con una penna, una Bic, non ho lavorato a matita. E perché la Bic? Ecco, nel creare, nel momento in cui si arriva dalla fase creativa a quella poi di trasformazione, la scelta del materiale è basilare, non si sceglie a caso, tutto è scelto meticolosamente, perché ogni materiale trasmette un'emozione differente. Per me la Bic voleva far capire a tutti quelli che osservavano il mio lavoro che non poteva essere cancellata, perché la Bic, come sapete bene, non si cancella, e quindi c'era bisogno per me che diventasse un lavoro indelebile, come doveva essere indelebile sulla memoria, che per me è una memoria rappresentata da un foglio. Il foglio adesso fa, questa immagine non si nota, ma è un foglio fatto da tanti pezzi, perché per me la memoria è composta da un foglio sì enorme, ma non unico, fatto da tanti pezzi di dimensioni e formati differenti, e che si vanno a comporre, quindi questa memoria che cambia nel tempo. E quindi per me creare proprio questo viaggio nella memoria, che sia mia o storica, qualcosa che mi ha comunque visto coinvolta. Abbinata al mio lavoro che vi sto facendo vedere, voglio parlarvi anche di un altro, di un artista, un grandissimo artista che forse i non addetti ai lavori non conoscono ancora bene, che si chiama William Kentridge. È un artista contemporaneo, importantissimo, adesso in Italia inizia a diventare famoso perché nel 2016 ha realizzato un'opera a Roma sul Lungo Tevere, Trionfi e Lamenti, questo è il titolo dell'opera. Un artista sudafricano, nato nel 1955, quindi insomma ancora giovane, è un artista che ha lavorato già negli anni 70 con una tecnica un po' particolare. Anche lui lavora con la memoria e il suo processo creativo è legato alla memoria, ovviamente legato al suo paese, quindi agli abusi e le violenze che hanno visto, le sofferenze che ci sono state in quelle terre, che negli anni 90 per la prima volta si vedevano le elezioni. L'opera che vi facciamo vedere è un piccolo momento di un video, perché lui realizzava e realizza tuttora poi opere con materiali differenti, dei filmati. Sono filmati però un po' particolari. Utilizza per realizzarli non
sono filmati d'animazione, quindi come il vecchio cartone animato che si faceva a mano. Non so se vi ricordate come si andava a fare, con tanti disegni, tantissimi disegni. Se pensiamo al filmato di 4 minuti, immaginiamo quanti, migliaia di disegni. Ma lui realizzava soltanto, realizza soltanto circa 20 disegni, non di più. E questo com'è possibile? Perché dalla prima immagine che inizia a disegnare con una tecnica che vi andrò a dire, va a cancellare sopra, a trasformare i primi elementi e quindi a modificare, ad aggiungere, a togliere, una continua trasformazione di queste immagini, perché per lui questo cancellare, la cancellatura, è ricordare la perdita della memoria storica, quello che è avvenuta e che purtroppo sta ancora avvenendo. Lavora, e questo è possibile, grazie all'utilizzo del carboncino. Negli anni 70 il carboncino era già ritenuta una tecnica obsoleta, perché il carboncino, magari qualcuno di voi alle medie, sto parlando ecco di persone un pochettino più grandi, lo utilizzava, lo sa bene che è una tecnica che sporca parecchio, che però è veloce e quindi lascia la possibilità di lavorare appunto in fretta e può essere anche cancellato, anche se lascia comunque un po' di traccia. Il carboncino quindi può essere cancellato, ecco, lavora in un modo differente da quello che è stato questo mio lavoro, perché nella cancellatura lui non diventa, ecco, la cancellatura normalmente è qualcosa che l'artista non dice, avviene ma non si dice, perché poi quello che viene presentato è un'opera fatta e finita, non si vanno a notare cancellatura, anzi guai, c'è chi è cresciuto con insegnanti in cui si castigava chi andava a cancellare. Per lui invece la cancellatura deve diventare qualcosa di fondamentale, a ricordare a tutti gli spettatori che fa parte purtroppo della vita in alcuni casi, quindi questa perdita della memoria, e quindi a ricordare che è necessario invece ricordare e riaggiungere. La cancellatura però diventa anche contestazione di quello che per lui non può essere sempre un'assoluta verità e definita, perché non, insomma, non siamo nessuno per poter definire qualcosa, dare affermazioni appunto definitive. Questo il filmato è brevissimo, fa parte soltanto di un video molto più grande. Abbiamo deciso di metterne soltanto un pezzo. Le musiche inserite, questo artista quindi lavorava in verticale e quindi iniziava con una prima immagine per poi fotografare con la cinepresa, ritornare al muro, andare a modificare quello che aveva bisogno per realizzare una seconda scena, ritornare alla cinepresa e così via, cancellando continuamente per realizzare poi tutto quello che si andrà a vedere, non so, questo pezzo, però per dirvi che il lavoro viene fatto su pochissimi fogli. È in bianco e nero, come appunto è il carboncino nero, il supporto è sempre bianco. L'unica cosa colorata sono elementi come l'acqua e quindi l'azzurro, e ritroviamo anche il rosso. Sono due colori che hanno all'interno una simbologia molto forte. Ovviamente l'azzurro, l'acqua, è un elemento fondamentale per la vita, e il rosso, che in sé racchiude una doppia simbologia, perché se da una parte racconta amore, passione, vita, dall'altra però diventa dolore, morte e appunto sangue.
come faccio a parlare adesso? Nel senso che dopo questo filmato devo riprendermi un attimo prima di ricominciare. Il primo aspetto che mi viene da comunicare di questo filmato è di quello che ci ha raccontato Stefania, è che vabbè, questa è una parte, un filmato di un minuto e mezzo, ma ascoltando un po' la descrizione del racconto di Stefania qualche sera fa, nei giorni successivi sono andato a cercare, a spulciare un po' tra le opere di questo autore, non so se chi è, pittore, artista, non so bene come chiamarlo, perché fa artista in generale forse va bene, e trovo pazzesco come in video anche molto brevi chi lo guarda riesce a percorrere una varietà di emozioni particolari, molto ricca, questo era evidentemente piuttosto drammatico, no? Ci ha lasciato tutti col fiato un po' sospeso, ce ne sono altri che partono dal drammatico e poi c'è il momento dell'acqua che... E trovo davvero interessante di quello che ci raccontava Stefania, di quello che abbiamo visto, la possibilità di vedere qualcosa che va avanti e si trasforma. Mi verrebbe mi viene quando ascolto e vedo queste opere da provare a sognare o a pensare un po', chissà come sarebbe la nostra vita se potessimo cancellare, chissà come sarebbe la nostra vita se potessimo avere un certo numero di fogli sui quali possiamo cancellare, ma non ne abbiamo infiniti. Questo forse non è chissà come potrebbe essere, è proprio un po' così effettivamente. Chissà come sarebbe la nostra vita se potessimo cancellare qualcosa. Non lo so, forse sarebbe uguale, forse faremmo le stesse cose nello stesso modo. Non tutto dipende da noi, quindi alcune cose non possiamo scegliere. Forse faremmo le stesse cose, ma in modo diverso, potrebbe anche essere. O forse ancora cambieremo totalmente. Non lo sappiamo, lavoro, amicizie, per il luogo in cui abitare, non penso sia difficile saperlo. Sarebbe curioso far girare il microfono, non lo faccio, non spaventatevi, non scappate, però sarebbe curioso vedere cosa succederebbe. Ci ho pensato molto in questa settimana, perché dopo la volta scorsa in cui abbiamo parlato del provare ad andare oltre, del provare ad avere uno sguardo che partendo da cosa mi dà un brivido, mi chiedo, va bene, ho capito cosa mi dà un brivido e quindi è buono per la mia vita, e quindi è buono per chi mi sta attorno, e come faccio a percorrere questo brivido, come faccio a pormi in una prospettiva di ricerca di senso, complicatissimo. E poi in settimana ho detto, ma ho detto queste cose, chi era presente ha ascoltato quello che io, Giovanni, Giulia, la cantante, abbiamo proposto, ma probabilmente ognuno più o meno è uguale alla settimana prima. E questo devo dire meno male, perché ognuno di noi ha la memoria, ha la sua storia, no? Certamente non cambierà per quello, per fortuna, insomma, per quello che diremo noi stasera. Però mi fa pensare che effettivamente la vita è un percorso, ma abbiamo passato, abbiamo una memoria, abbiamo un posto da cui arriviamo. Freud diceva che per ognuno di noi è molto difficile cambiare perché siamo intrappolati dalla coazione a ripetere, che in termini lo usa nella psicanalisi. La coazione a ripetere, secondo lui, ha a che fare con, anche se non lo scegliamo, siamo portati a riproporre sempre le stesse dinamiche. Anche se non siamo noi a volerlo, più o meno riproponiamo, ripercorriamo le stesse strade. Anche se più o meno le persone di cui ci innamoriamo hanno sempre qualcosa in comune, anche se sappiamo che non ci fa bene, rischiamo di avere sempre le stesse atteggiamenti, le stesse reazioni quando qualcuno ci dice qualcosa, gli stessi inciampi in una relazione di amicizia, le stesse difficoltà a lavoro. Freud non era un grande ottimista, insomma, era geniale, ma non era proprio un ottimista. E lui dice, questo però lo trovo veramente geniale, ma come mai ognuno di noi rischia di cadere nella coazione a ripetere? E secondo lui è perché ognuno di noi è portato ad autoconservarsi, cioè effettivamente se faccio sempre le stesse cose, che lo scelgo oppure no, rischio un pochino di meno. Poi è vero che non posso scegliere tutto, per cui comunque la vita qualcosa di diverso me lo proporrà, però mi conservo. Se faccio sempre le stesse cose, avete presente quando a lavoro o nel volontariato o in famiglia viene detto si fa così perché si è sempre fatto così? A volte, cioè, si sente dire parecchie volte, no? I figli si arrabbiano di solito perché vorrebbero provare a fare qualcosa di diverso, i genitori hanno scoperto negli anni che quella è la strada migliore, ma pensiamo anche nel lavoro, si fa così perché si è sempre fatto così. Effettivamente perché è un'abitudine, l'abitudine mi autoconserva. Ma in realtà se ci pensiamo anche chi cambia ogni giorno potrebbe cadere nello spirito di autoconservazione. Ogni giorno inizio una storia d'amore nuova, praticamente mi conservo perché non riuscirò mai a fare un passo in più. Cambio lavoro ogni 3 giorni,
e non cambi tanto, ogni giorno ripercorro sempre la stessa strada. Ma oggi il tema è creare, per cui partiamo da qua per dire che essere creativi è veramente qualcosa da pionieri, qualcosa da navigatori, da camminatori. Ognuno di voi pensi e provi a pensare a un'esperienza della sua vita, che sia uno sport, qualcosa che sia fisicamente che mentalmente lo mette nella prospettiva di fare qualcosa in più di quello che normalmente farei: una camminata in montagna, una scorciatoia in montagna, un viaggio in barca e ho paura di... ecco, qualcosa del genere. Creare un po' parte da lì. Un po' parte da mi addentro in qualcosa che non conosco, e proprio perché non lo conosco mi può dire qualcosa di nuovo di me e di chi mi sta attorno, però ancora non lo conosco, per cui è faticoso. E mi faccio aiutare da un autore che ha proposto un concetto eccezionale. L'autore non è uno psicologo, ma è un poeta inglese dell'inizio del fine 700, inizio 800, che è John Keats, che parlava della capacità negativa. Io non lo conoscevo, l'ho scoperto qualche tempo fa. La capacità negativa, che in realtà è una capacità positiva, però lui la descrive in questo modo: la capacità negativa è quando l'uomo riesce alla capacità di stare nei dubbi, nelle incertezze, nei misteri, senza essere preso dalla fretta di arrivare subito alle conclusioni e alle ragioni. L'ho sempre trovato eccezionale. La capacità negativa è quella capacità dell'uomo di stare nelle incertezze, nei dubbi, nei misteri, che vuol dire in quello che ancora non capisco, non so bene come affrontare, non so bene dove andare, senza la fretta di arrivare subito alla ragione, pensate, l'esempio più banale è: non è ancora finito un film o non è ancora iniziato che già dico non mi piace, mi piace, lo capisco, perché a me viene voglia spesso di criticare il film, di capire, però non sono ancora entrato nella storia, come faccio a capirlo? Non ho ancora conosciuto quella persona. È eccezionale la capacità negativa, sia perché è curioso il nome, poi perché parla della fatica, ma dell'apertura che ci può dare stare in qualcosa che ancora non conosco. L'altra volta parlavamo dell'ansiolitico, non tanto il farmaco, ma di alcuni modi di vedere la realtà che sono un po' ansiolitici, cioè ci aiutano a viverla con più tranquillità. Ecco, la capacità negativa secondo me è uno di questi, perché ci dice: tranquillo, non potrai mai sapere tutto, perché la vita ti proporrà delle sorprese. E credo che ognuno di noi ne abbia vissute parecchie sorprese, momenti inaspettati che ci aspettavano in modo diverso. Però non puoi correre, anche se ben voglia, mi rassicura, capire subito com'è, di riuscire a chiudere il discorso. Bellissimo, la capacità negativa è non aver fretta e stare in quel mistero lì, stare in quelle incertezze, stare in quel dubbio. E credo che sia così anche quando si crea, quando si lavora in una prospettiva artistica. Non so bene dove andrò, comincio, so cosa voglio comunicare, ma vedremo cosa succederà, e devo attendere, perché già solo per costruire un'opera, per dipingere, devo aspettare. Ma per crescere un figlio, per capire come mi trovo a lavoro, se lo decido il primo giorno, non ho ancora tempo. Ecco, direi che la capacità negativa è la porta per poter entrare in una prospettiva di creatività. È essenziale, perché la creatività non ha a che fare con l'avere tutto subito, altrimenti quello è consumo. È un'idea tra la consumo e la espongo subito al giudizio dell'altro, ma è diverso che creare. Poi vedremo nella conclusione cosa intendo con è diverso dal creare. La creatività è altro, e mi sottolineerei tre parole. Partiamo dalla prima: la creatività, secondo gli psicologi, ma anche qua partiamo da Freud, ma da quegli anni, inizio del Novecento fino all'Ottocento, ha a che fare con la sublimazione. La sublimazione è un meccanismo di difesa per il quale, cioè quei modi che l'uomo ha per vivere, per i quali qualcosa che non riesco a accettare, l'aggressività, la rabbia, un istinto sessuale, un istinto di gelosia, non riesco a accettarlo, lo trasformo in qualcosa di migliore, di utile. Pensate quante canzoni sono state scritte da una sofferenza, da una rabbia, quante opere d'arte, fotografie, ma quante amicizie sono nate da una delusione, quante storie d'amore sono nate da una delusione, quanti lavori nascono da, se pensiamo a Adler, che è un po' il nostro riferimento, da piccolo era fisicamente un po' sfortunato e poi da lì ha studiato medicina, un po' psicologia, insomma un po' un modo per riscattarsi, per trasformare. Ecco, la parola trasformare secondo me è una prima parola importante per capire la creatività.
cioè non posso cancellare. Beh, un foglio forse sì, anche se lascia traccia, anche il carboncino, ci diceva Stefania, non posso cancellare ma posso trasformare. E questo è bello, perché anche quando faccio qualcosa che vorrei cancellare, non potrò cancellarlo, almeno nella mia memoria, e quella negli altri ci sarà, però lo posso trasformare, e questo è eccezionale. In quell'amicizia mi sono accorto di aver fatto qualcosa che non dovevo, però forse ok, era meglio modificare in un modo o nell'altro, però posso prendermene cura, posso trasformare quello che ho fatto in modo differente. Ed è abbastanza umano poter trasformare, perché vuol dire che allora possiamo anche fare quello che riusciamo, fare quello che possiamo. Però la creatività, la sublimazione, il trasformare, per capirli meglio, secondo me dobbiamo aggiungerci ancora un pezzo. Cioè quando io creo, quando qualcuno di noi crea o ha un'idea, è creativo, e spero e credo che ognuno di noi sia capitato non tanto di disegnare, a me viene, mi sento già in difficoltà se penso a creare come disegnare, perché faccio molta fatica a disegnare, ma ognuno penso che abbia il suo ambito, no? In cui riesce a trasformare la realtà. Di per sé il bambino, quando costruisce una torre di oggetti, poi li butta giù, già si sta allenando a creare, perché si allena a sapere che può costruire, buttare giù e poi ricostruire, può trasformare la realtà. E, ecco, la creatività ha a che fare con la distanza e la separazione, cioè ciò che io creo non sono più io, ciò che io creo è non solo un'opera d'arte, un'opera d'arte certo non sono più io, l'ho disegnata io, ma poi la sua vita dipenderà anche da chi la incontrerà. Il mio lavoro è una cosa che ho fatto io, ma poi chi incontrerà il mio lavoro, se sono, non so, un falegname, costruisco un mobile, quello è il mio mobile, ma poi per chi lo comprerà, per chi lo metterà in camera, quello vivrà tutti i giorni, avrà una vita diversa. Un sogno, un progetto non è mio, ma pensiamo anche a un figlio. Il figlio ha a che fare con un, è una creatura messa al mondo da i genitori, ma non è proprio di proprietà dei genitori. A un certo punto non sarà diverso da loro, a un certo punto si allontanerà da loro. Anzi, guai a pensare che sia uguale a me e che non si allontanerà mai, che sia una mia proprietà. O che sia un mio diritto che lui faccia questo, quello o quell'altro. Non è proprio così, ma anche in amicizia. È bellissimo pensare che la creatività nasce dalla distanza e dalla differenza, cioè da qualcosa che è diverso da me e che mi è distante, non sono io, è una cosa che è esterna da me. È bellissimo, perché anche questo è un po' ansiolitico, nel senso che allora io posso fare il massimo possibile sapendo che non sono da solo al mondo, ci sarà qualcun altro che incontrerà mio figlio, che incontrerà il mio lavoro, incontrerà un progetto che ho messo in piedi, e questo lo trovo proprio interessante. E qua aggiungerei un tassello che mi ha illuminato. Stavo leggendo un libro di Lino Grandi è un po' il fondatore a Torino del pensiero adleriano, un po' il nostro maestro, chi fa parte dell'Istituto Adler, e nel suo libro Amore e Psiche, a un certo punto, nel capitolo sulla creatività, dice: ma la creatività e l'ispirazione hanno a che fare con un incontro. Bello già, lei diceva, non è solo un incontro con la propria sofferenza, a volte anche con quella di altri. Ha a che fare con un incontro con un'idea, una persona, o in generale qualcosa che è fuori di me, ma che mi rivela qualcosa che è dentro di me. Bellissimo, vado, leggo una poesia, è fuori di me, ma intanto mi illumina. Se sono in un momento in cui riesco a lasciarmi, a mettermi in quella prospettiva di chi cammina in montagna, di chi si lascia modificare, che non è impermeabile, non è anestetizzato, e allora una poesia mi può modificare, allora una persona che incontro mi può far rivenire voglia di innamorarmi, può, una canzone che ascolto può rievocarmi dei ricordi. E lui dice: qualcosa di esterno che mi rivela qualcosa di me. E poi aggiunge, questo lo trovo geniale, se la creatività ha a che fare con qualcosa che è fuori di me, con cui ho un legame, perché è un legame fortissimo, perché è qualcosa che io ci metto del mio, ma non sono proprio io, e allora non è molto diverso dall'amore. E questo l'ho trovato eccezionale. E allora non è molto diverso dall'amore, cioè quando io amo una persona è diversa da me, è distante da me, perché non sono io. Anzi, quando da adolescenti io e quell'altra persona siamo una persona unica, non abbiamo più amici, non pensiamo più alla scuola, quello sarà, a parte gli amici cominciano ad arrabbiarsi, ma a parte quello, sarà proprio amore, ci teniamo un po' compagnia, che a quell'età, o ci sosteniamo a vicenda, che a quell'età è abbastanza comprensibile.
lo trovo davvero geniale, cioè la creatività a che fare con l'amore, cioè metto al mondo qualcosa che poi non sarà mio e sarà diverso da me, ma col quale voglio intraprendere e intessere un legame, bellissimo, che sia un'opera d'arte, pensiamo a un lavoro, un'amicizia, una storia d'amore, lo trovo veramente bello, che la creatività a che fare con l'amore. E qua aggiungerei in chiusura, farei riferimento a Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, che sono due sociologi, marito e moglie, che hanno scritto dei libri veramente interessanti. Uno di questi è Generativi di tutto il mondo unitevi, che per chi ha voglia di leggere è proprio stuzzicante. E loro dicono: speriamo in una società che non sia più quella di chi consuma, e di solito chi consuma è il bimbo piccolo, perché gli viene dato da mangiare, non ha ancora capito che deve aspettare, che a volte il mondo non va come vorrebbe. Non speriamo in un mondo di gente che vuole consumare, ma di gente che genera, che sia generativa, bellissimo, di gente che metta al mondo delle idee, ma non solo metta al mondo delle idee pensando a Grandi, a quello che diceva Lino Grandi. Se metto al mondo delle idee, metto al mondo dei figli, costruisco delle relazioni, faccio un lavoro che sia diverso da me, ma in cui io cerco di impastare, di trasformare, di metterci del mio, allora a che fare con l'amore? E se a che fare con l'amore essere generativi vuol dire prendersi cura di qualcosa. Secondo me questa è una chiave eccezionale, mi sono proprio appassionato leggendo. La creatività è amore, e se è amore allora è anche prendersi cura di. E io credo che sia la cosa di cui c'è più bisogno, se penso a Fossano, ma non solo, no? alla nostra nazione, in generale, se pensiamo, ci sono tantissime persone con delle idee brillanti, ma di persone che hanno voglia di accompagnare quel processo è difficilissimo, di persone che hanno voglia di stare con i giovani, fare un progetto, crescere e stare insieme, poi il giorno noi non va bene, ci prendiamo in cura, è difficilissimo. Pensate da insegnanti invece, quanto è bello pensare a un insegnante che è creativo, cioè con le persone che ha davanti cerca di costruire qualcosa al meglio possibile, sapendo che non dovranno diventare come lui, perché sono diversi da lui, ma si prende cura della loro crescita. Bellissimo questa cosa del generare, come mi prendo cura di, anche se faticoso, perché se fossimo tutti narcisisti sarebbe molto più facile mettere al mondo un'idea geniale e poi lasciarla stare, ma non è proprio così. Non è proprio così se pensiamo all'essere genitori, essere marito e moglie, ma anche amico, ci vuole cura, ed è forse la sfida più incredibile. Vi proporrei, così come la volta scorsa ho chiuso con una piccola proposta, vi proporrei una proposta e una citazione. La citazione è sempre di Grandi e dice: non posso amare che chi un giorno potrà separarsi da me. Posso amare solo chi un giorno potrà separarsi da me. Chi, non intendo solo la persona, anche un progetto, un'idea. E questo credo che sia bello tenerlo in mente, proprio per sapere che anche quando amerò un progetto, un'idea, una persona, non dipenderà tutto da me, non dovrà essere come me, avrà bisogno di respirare per poter dare fiato alla nostra storia o al nostro sogno. E poi l'ultimo così stimolo che proporrei e di provare a pensare, non dico in questa settimana perché non c'è la mezz'ora, domenica prossima, però in questo mese, però sarebbe bello se ognuno di noi, pensando a Fossano, alla sua città, provasse a pensare a uno spazio piccolo, grande che sia, in cui può essere generativo, un sogno che è iniziato ma di cui non si è più preso cura, un progetto manuale che è iniziato ma di cui non si è più preso cura, un progetto in cui può tirare dentro qualcun altro, una storia d'amore che ha bisogno di fermarsi un attimo e dire: come posso prendermi cura di questa storia? Un lavoro in cui ho faticato, ma voglio essere generativo, cioè mettere vita anche in quello che sembra morto. Un cartone, nel senso un foglio di carta di per sé non è vivo fino a quando non lo trasformo in qualcosa. Ecco, uno spazio in cui posso essere generativo. Sarebbe bello vederci in giro e pensare alle facce viste e dire: ma chissà cosa sta sognando questa settimana, chissà di cosa si sta prendendo cura.